Gli operatori portuali di Ortona chiedono una regione coraggiosa e che faccia scelte importanti per il porto. Ed il candidato presidente Luciano D'Amico, nell'incontro fatto con il Comitato Porto insieme alla candidata consigliera Cristiana Canosa, ha dato la sua massima disponibilità, credendo che una politica di sviluppo industriale richieda una rete infrastrutturale adeguata, dove il porto diventi porto d'Abruzzo e svolga un ruolo primario. Il sistema portuale d'Abruzzo e il porto di Ortona rappresentano dei nodi strategici per rilanciare lo sviluppo economico dell'intera regione. Questa è una regione manifatturiera, una regione che movimenta sia delle materie prime semilavorate in entrata, sia dei prodotti finiti in uscita per volumi ingentissimi, e non è pensabile che questa regione possa restare competitiva senza un'infrastruttura portuale che sia adeguata alle esigenze. Mi fa piacere ricordare sempre un dato di un sistema economico che incide come manifattura sul PIL regionale del 28%. La Germania, la fabbrica d'Europa, è ferma al 22%. Se vogliamo restare competitivi, se vogliamo che il nostro sistema economico conosca una nuova fase di sviluppo, è necessario dotare la regione di quelle infrastrutture assolutamente necessarie, essenziali, e fra queste sicuramente uno scalo portuale di assoluto rilievo.